Come si chiama? Lisa. Buongiorno, sono il commissario della Polizia di Stato Diego Francesco Plutino, faccio servizio a Siderno, al commissariato di Siderno. Diamo il benvenuto a tutta la cittadinanza qui al comune di Gerace, dove abbiamo allestito, in occasione del 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, tutti i reparti di cui si compone la nostra amministrazione. In realtà la festa vera e propria si svolgerà domani, 10 aprile, ci sarà la giornata istituzionale, ma tenevamo fortemente ad un incontro con la collettività, in particolare con i ragazzi delle scuole della Locride, appunto per avere, per far vedere quello che noi quotidianamente facciamo sul territorio. Ci tenevamo tantissimo appunto a far partecipare i ragazzi delle scuole superiori, c'è anche qualche scuola media, a questa giornata, in modo da far vedere come noi quotidianamente operiamo sul territorio anche attraverso i nostri reparti speciali. Un messaggio che vorrei lanciare ai ragazzi in particolare di questo territorio è quello appunto della cultura della legalità, che penso sia presente all'interno di ognuno di noi, solo che ogni tanto magari va esaltata, ecco. E queste giornate come queste possono essere appunto un'occasione di riflessione e approfondimento di determinate tematiche anche attraverso il sorriso. Picchetto attenti, picchetto riposo, picchetto attenti, presentati. Picchetto bianco, picchetto riposo. Thank you.
20 kg. 15 kg ai 20 kg. Fa male. No. Questo sì. Non sapete cosa? Sì, ci siamo attestrati per correre anche con 20 kg in più addosso. Questo me l'ha fatto. Sì, sì. La cosa primaria che voglio fare. Ah, io sempre la roba. Buongiorno, benvenuti. Questo cos'è? È un robottino per il disinnesco di ordigni esplosivi. Viene pilotato da? È filoguidato, noi abbiamo un sistema di controllo che sta all'interno del furgone, dove vengono trasmesse le immagini che vengono rilevate dalle telecamere. E in più abbiamo tutti i comandi per le varie funzioni che ha, per prelevare un oggetto, per poterlo disarticolare tramite i cannoncini ad acqua e tutto quello che ci serve. Quella è una corazza protettiva che l'operatore antisabotaggio deve indossare quando si avvicina a un pericolo. E quello è un cannoncino ad acqua portatile di livello superiore che può essere portato a mano dall'operatore sempre per fare il disinnesco. Sulla mia destra? Sulla destra abbiamo... Questo è uno stetoscopio elettronico per la ricerca di sensori, quello è un visore notturno per operare in assenza di luce, quando l'operatore ha necessità di lavorare senza dover fare uso di luci può utilizzare un visore notturno che è monocolare, che gli consente con un occhio di avere la visione notturna e con un occhio di avere la visione reale. E questi sono i kit di tiranterie, perché gli artificieri non toccano mai niente con le mani. Noi riusciamo a spostare un oggetto, ad aprire un cofano di una macchina, ad aprire una porta, tutto con dei kit particolari e con delle corde, facendo la distanza, così in caso di esplosione l'operatore sta sempre in area protetta. E in sicurezza. Andiamo? Lo utilizziamo a fare quello che viene portato via con il numero. Quindi potrebbe essere, faccio un esempio, un protetto che potrebbe essere con il numero, potrebbe essere un coltello, una pistola, un qualsiasi corpo di reato, diciamo. Qualsiasi cosa a che fare con la scena del crimine viene, che è stata utilizzata nella scena del crimine, può essere indicata come corpo di reato. Quindi la pistola, qualsiasi cosa. Oppure anche, per esempio, oggetti personali, tipo che ne so, i telefonini, un cappello, un guanto, qualsiasi cosa riguardi la persona offesa o la persona che ha offeso, che può ricondurre alla persona che ha offeso, perché diciamo che in una scena del crimine abbastanza grave, tipo come può essere l'omicidio, quello che c'è sempre è la vittima, quello che manca è chi l'ha commesso il reato. Quindi quello che noi tendenzialmente andiamo alla ricerca è chi ha commesso il reato, e quindi tutto quello che noi facciamo durante la scena del crimine è importantissimo, che quando arriva la polizia scientifica ci sia solo la polizia scientifica, perché loro sanno quali sono i metodi per poter avere approccio in una scena, in un ambiente, e quindi evitare che magari si possa alterare la scena. Proprio perché qualsiasi cosa, voi dovete considerare che noi in qualsiasi ambiente andiamo o usciamo, portiamo e portiamo via, cioè portiamo dentro e portiamo fuori. Quindi una volta che viene congelata la scena non si entra più, se non entriamo noi, perché abbiamo le tute, abbiamo tutta una serie di attrezzatura anche che ci permette di poter accedere nella scena. Quindi diciamo che è un abbastanza delicato come lavoro, è abbastanza impegnativo e soprattutto di responsabilità, perché essendo tecnici non puoi sbagliare, quindi non hai margine di errore, ci si può sbagliare come tutti gli esseri umani, attenzione, che non è che siamo macchine, però è chiaro che il nostro intervento in qualità di tecnici, investigativi, tecnico-scientifici, non ci permette, diciamo, il margine di errore è veramente minimo, se non nullo. Perché è quella la cosa, deve essere scientifica, certa, la prova, quindi quello che facciamo noi deve essere perfetto, se non di più. Allora, questo qua
Io mi faccio vedere uno così. Allora, questo qua contiene una sostanza chimica all'interno, è una componente chimica, dove, allora, partiamo dalla cosa che questo qua ci sono dei, adesso hanno fatto dei nuovi modelli, di, diciamo dei nuovi kit hanno fatto per fare la prova del test della droga. Questo qua in particolare, dicevo, è per la cannabis. Questo qua, che cosa succede? Quando rinveniamo la cannabis, in modo particolare è abbastanza di sostanza vegetale, quindi è erba in effetti, no? Viene questa fiala viene spaccata, quindi viene messa all'interno la sostanza. Poi c'è una pallina che è sempre un reattivo chimico, quindi questa pallina poi viene introdotta all'interno, viene di nuovo sigillata, viene fatta così e assume una colorazione. La maggior parte delle volte, quando ci azzecchiamo, quasi sempre, la colorazione è come vedete questa linea sulla fiala, diventa proprio così, non c'è margine d'errore, cioè non è che il colore, la stampa è sbagliata. Cioè potrebbe essere sbagliato, no, è proprio questa. Non, quindi la colorazione assume questa colorazione qua. E quindi noi abbiamo la positività diciamo il reattivo con la compatibilità della sostanza che potrebbe essere cannabis. Poi per avere un accertamento proprio di laboratorio, va poi a secondo del quantitativo, va mandata ai laboratori a Reggio Calabria, perché noi a Reggio Calabria abbiamo il laboratorio di chimica, dove lì fanno l'esame diciamo quantitativo di quanto ce n'è di principio attivo all'interno della sostanza che magari viene sequestrata. Questo è solamente il test per poter eventualmente prendere dei provvedimenti nei confronti della persona che legalmente deteneva la sostanza stupefacente. Quindi a seconda della quantità, può essere amministrativa o penale, a seconda della quantità che ne è, perché c'è l'uso diciamo personale, oppure che comunque non è legale, voglio dire, comunque non è legale in Italia la sostanza, quindi nessuna sostanza ad oggi è legale. Il protesto è questo, che sia per la cocaina, il cosiddetto, negli altri paesi la chiamano il crack, no? In altri paesi ci sta il crack. La colorazione qua la potete vedere che è cobalto, questa colorazione, il procedente è lo stesso, fa sempre la stessa cosa, ma la componente chimica permette di diciamo far assumere una colorazione diversa a seconda della reattività alla sostanza stupefacente. Quindi una volta che reagisce dovrebbe diventare questo colore, e quindi abbiamo la positività della sostanza stupefacente. Per ogni tipologia, per le anfetamine, vedi, io piace, ci abbiamo un altro tipo di test. Ognuno ha il suo, si deve considerare una cosa. Oggi siamo fortunati che possiamo farli così i test. Una volta l'operatore di polizia scientifica doveva fare il piccolo chimico, perché praticamente avevamo le componenti chimiche divise per le boccette e dovevamo sapere le giuste dosi per mescolare le componenti e poi fare il test. Quindi immaginate, oggi siamo fortunati perché in questo modo qua abbiamo velocizzato pure la procedura. Basta aprirla, la mettiamo dentro, c'è la reattività e noi possiamo stilare un verbale per poi vedere quali sono i provvedimenti, oppure cosa fare nei confronti della persona che illegalmente la deteneva. Quindi voglio dire, siamo, da questo punto di vista, la tecnologia ecco che cosa è importante, la tecnologia ci fa avanzare, ci fa avere sempre nuova strumentazione che possiamo utilizzare per poter fare il nostro lavoro in modo più veloce sicuramente, e anche più sicuro. Insomma, anche per avere un margine di errore. Grazie a voi. Grazie, ma grazie a voi, non dovete ringraziare me, grazie a voi. Arrivederci. Va bene? Buon lavoro. Dimmi.